L'ecosistema delle startup in Italia è fatto da tantissime eccellenze, da tanti progetti e soprattutto da tanti giovani innovatori che sono in prima linea con l'obiettivo di valorizzare le loro idee di business e dialogare con tutti quelli che sono gli attori dell'ecosistema. Punti fondamentali sono quello chiaramente di dialogare con il mondo degli investitori, perché chiaramente senza fondi non si possono portare avanti le proprie idee di business. E in questa giornata abbiamo fatto sì che si alternasse un momento di formazione, perché chiaramente le competenze per il giovane innovatore sono altrettanto importanti, questo è il capitale umano che poi è in ogni azienda, e chiaramente quello di dialogare con coloro che hanno le risorse economiche disponibili per poter investire e credere in quelle che sono le eccellenze italiane, anche per cercare di competere con un ecosistema in continuo dinamismo, vedendo anche quelle che sono le realtà europee e internazionali. E chiaramente il Made in Italy va valorizzato, e su questo il mondo startup non è assolutamente da meno rispetto alle altre realtà internazionali. Assintel c'è sul tema delle startup nell'ambito dell'ecosistema Concommercio. Abbiamo deciso di interessarci a queste nuove imprese non solo per farle incontrare con gli investitori, ma per essere noi il driver che fa mettere in contatto le startup con le imprese esistenti, in modo tale che anche queste nuove imprese, che hanno bisogno non solo di denaro ma anche di management e quant'altro, con le loro idee possono aiutare a fare quel salto di qualità e quel recupero nell'ambito diciamo così della trasformazione digitale che il nostro ecosistema del terziario ha bisogno. Abbiamo cercato di dialogare con i principali attori nel mondo investimenti italiano, sia con piattaforme di crowdfunding, sia quelli che sono gruppi di business angel, sia società di gestione dei risparmi e veri e propri fondi di venture capital, in modo tale che, a seconda dello stato di vita della startup, esse potessero dialogare con quello che era l'interlocutore, l'investitore più appropriato e che potesse dare un contributo per il loro processo. La maggior parte degli startup in Italia rispetto agli altri paesi ha un'età un po' più grande, diciamo un'età compresa tra i 30 e i 45 anni, questo per il fatto che sono tutte persone che hanno già avuto nella loro esperienza lavorativa ruoli manageriali in grandi aziende. Questo gli permette da un lato di avere già le competenze necessarie per affrontare un progetto nella veste di imprenditore e non più manager, ma anche le risorse necessarie per avviare il proprio business, perché per la stragrande maggioranza bisogna avere risorse proprie. Quello su cui mi vorrei focalizzare è quello di aiutare l'altro, diciamo, 30% degli startup, cioè ragazzi che magari tra i 19 e i 25 anni lanciano la loro idea di business, non hanno ancora quelle competenze necessarie a tutto tondo, ed è molto importante la figura qui del mentore, del coach o di una consulente che ha gli affianchi nel loro percorso di crescita. E in questo caso gli acceleratori, gli incubatori e le diverse associazioni di categoria, in particolare Assintel, rappresentano un best case sotto questo punto di vista, e ci auguriamo che possa continuare a crescere. L'innovazione è trasversale a tutti i settori. Noi siamo una rappresentanza fortemente eterogenea, dai servizi ai trasporti, la logistica, tutto il tema dell'ospitalità, e quindi queste start-up sono per noi linfa vitale nel nostro ecosistema. Quindi Confcommercio, attraverso Assintel, si interessa fortemente, e con il risultato del convegno di oggi credo che abbiamo dato il là a questo grande interessamento.